presentato nell'aula consigliare del Comune di Ladispoli il nuovo piano regolatore generale. A quasi 35 anni di distanza dall'ultimo PRG, Ladispoli si affaccia al futuro con un nuovo strumento urbanistico che sarà adottato non appena terminato l'iter burocratico, che dovrebbe esaurirsi entro un anno. Abbiamo chiesto al sindaco Paliotta quali siano state le idee forza su cui si è indirizzata l'amministrazione. Ma partendo dal fatto che Ladispoli dopo 30 anni ha bisogno di un suo rilancio economico e turistico, le idee forti sono: attraverso operazioni di urbanistica contrattata il Comune diventa proprietario di 100 ettari di terreno per servizi, una parte di questo, terreno sarà destinato a attrezzature sportive, a un parco urbano e una parte all'ospedale che noi proporremo alla Regione di poter costruire. Dall'altro ci saranno il 20% delle cubature previste diventa di edilizia sociale, quindi a disposizione del Comune per edilizia sociale, e quindi significa almeno 400 alloggi di edilizia economica e popolare. Per il resto uno sviluppo che prevede il porto turistico e ricuce la lottizzazione al metro Fontironi verso la città, prevede due zone alberghiere e noi riteniamo che questo sia un modo per rispondere a questa difficoltà e questa crisi di questi territori. Uno dei problemi che strozzano la città è rappresentato dalla viabilità. Cosa si prevede per la città del futuro? Ma intanto il completamento della circonvallazione, quella che da Palo attraverserà Viale Mediterraneo, quindi il Cerreto e poi il Miami per arrivare alla Cerevetus. Dall'altro la creazione di due nuovi ingressi alla città, uno a livello dello svincolo con Cerveteri, dove l'ANAS sta costruendo una rotonda, e via Pizzo di Prete diventerà il nuovo ingresso, un altro ingresso alla città. Dall'altro a livello del Cerreto, nella zona del Boietto, sarà possibile creare una nuova entrata alla Dispoli. Quindi dalle due attuali si passerà a quattro entrate alla città, una verso la zona del porto, e quindi sicuramente il traffico ne avrà un grande giovamento. Nei prossimi 20 anni alla Dispoli, a fronte del nuovo PRG, ci sarà un aumento della popolazione di circa 8.000 abitanti. Saranno quasi 400 gli alloggi per l'edilizia sociale. L'architetto Marco Ambrogio è il tecnico che ha curato la predisposizione del nuovo PRG. Quali sono state le linee guida su cui si è basato il suo lavoro? Beh, le linee guida dell'amministrazione sono state abbastanza articolate. La prima e più importante è quella della identità di Ladispoli, cercare di costruire una città che avesse di nuovo una sua identità, anche caratterizzata dalla sua storia, cosa che Ladispoli sembra non esistere, ma invece esiste ed è pure molto ricca. Poi quella di riqualificare la città attraverso lo spazio pubblico e soprattutto realizzare attraverso lo spazio pubblico l'integrazione di una città multietnica. E quindi, diciamo, il primo obiettivo dell'amministrazione è stato quello di costruire un piano che non fosse un piano di espansione edilizia, quindi non vedere il piano regolatore come uno dei tanti strumenti per trasformare il territorio con nuove cubature, ma realizzare un'idea nuova di città. Ovviamente questa trasformazione non può nascere con le attuali risorse che le amministrazioni pubbliche hanno, e quindi l'unica arma che ha l'amministrazione pubblica per mettere in atto questi suoi programmi è quella di prevedere e di dare ai privati, quindi di collaborare con i privati, dando ai privati anziché denaro della cubatura. Questo è l'intervento che noi abbiamo portato avanti, e quindi abbiamo messo in piedi un piano perequativo che, oltre a costruire questo, a consentire questa acquisizione di aree pubbliche, consente anche un altro enorme elemento, cioè l'equità di trattamento di tutti i proprietari, che è una cosa da non sottovalutare. Cioè tutti i proprietari che ricadono all'interno delle aree di perequazione, delle aree di sviluppo, avranno uno stesso trattamento. Non ci saranno quelli che sono sottoposti a espropri e quelli che invece avranno una rendita triplicata, quadruplicata, anche decuplicata delle volte. Ma ci saranno proprietari che hanno tutti le stesse condizioni. Quindi questo vuole dire non fare figli e figliastri, vuole dire dare equità di trattamento. Era stata preannunciata una contestazione da parte di alcuni cittadini che poi non ha avuto luogo. Anzi, sono emersi toni piuttosto concilianti tra il sindaco ed alcuni di loro, che hanno rivendicato un maggiore coinvolgimento nelle scelte. Il dialogo, che continuerà nei prossimi giorni attraverso le osservazioni che possono essere effettuate da parte anche di singoli cittadini, sembra incanalarsi verso una comune volontà di trovare le soluzioni più appropriate per la definitiva soluzione del problema
legato al nuovo PRG, anche se par di capire che le linee essenziali non potranno essere stravolte.